Marantz ha una nuova proposta per tutti quelli che ricercano le massime prestazioni in campo home cinema. Li vedete qui di fianco a me, sono AV10 e AMP10, sono pre e finale di nuova generazione, condividono quindi le tecnologie e la dotazione di base con i nuovi amplificatori home cinema integrati, cinema 40, cinema 50 e cinema 60. Se la dotazione di base è simile, qui però abbiamo una costruzione e un'erogazione che sono molto molto differenti e ve le vogliamo raccontare in questo video. Mettetevi comodi che c'è davvero molto da dire. Francesco e Fabio dallo showroom di Milano vi racconteranno invece la loro esperienza, quindi il primo contatto sulle prestazioni di questi prodotti. Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo qui con Fabio nella sede Audio Quality di Milano per approfittare degli eventi passati di presentazione dei nuovi top gamma Marantz pre e finale per condividere con voi le nostre impressioni d'uso. Caratteristica trasversale ad entrambi i prodotti, che ne denota l'alto livello qualitativo, è la componentistica totalmente discreta. Avere componentistica discreta non vuol dire solo portare il prodotto a un livello qualitativo più alto, ma permette anche agli ingegneri di traguardare una determinata impostazione della timbrica dei prodotti. Nella fattispecie, gli ingegneri giapponesi di Marantz hanno deciso di dare una connotazione molto calda e rotonda al suono di questi prodotti. E posso dire, Fabio ce la confermerà nelle sue impressioni dopo, che assolutamente hanno centrato l'obiettivo. Ovviamente di assoluto pregio anche la scheda, l'importantissima scheda di conversione digitale analogico. A coadiuvare la scheda un unico circuito di high precision clock che gestisce tutti i 10 moduli di conversione e dei filtri passa-alto per la pulizia delle altissime spurie sulle altissime frequenze. E questo denota nel suono, e l'abbiamo ritrovato io e Fabio, una precisione veramente maniacale anche a livelli di riproduzione molto molto alti. Bello, bello Marantz, ci sta piacendo, ci è piaciuto, è molto musicale, quindi questa secondo me è una delle incredibili caratteristiche di questo prodotto. Il finale è molto dinamico. Quindi è musicale anche lui, ma soprattutto è molto dinamico perché con i suoi 200 watt su 16 canali non si è mai scomposto. Quindi ha dinamica, nell'audio video ha sempre creato quel punch che c'è bisogno nelle varie esplosioni, sparatorie e quant'altro. È molto arioso, non si scompone, va avanti al punto tale che vuoi sempre alzare di più il volume e questo è molto bello, chiaramente. Cioè, è una delle caratteristiche più importanti quando andiamo a provare questo tipo di prodotto, ma il finale è chiaramente pilotato dal pre, il quale abbiamo cercato di ottimizzarlo perché siamo ancora in beta testing. Proprio in questi giorni stiamo provando la versione più aggiornata con il Dirac, molto molto bello, ben suonante, più, come dire, aperto rispetto alle dimensioni della stanza. Quindi le casse spariscono, ci sono i panning precisi, musicali anche quando sono le colonne sonore nei film. È assolutamente promosso. Adesso siamo curiosi di provarlo ancora di più proprio con la versione di Dirac poi definitiva. Adesso passo la parola però a Nicola che ci darà ancora qualche chicca sulle specifiche tecniche. Ciao. Marantz non è nuova nel mercato dei pre-finali, ha una lunga tradizione che parte dal 2008 con il modello AV8003 Pre. Siamo poi arrivati negli anni con varie generazioni, l'ultimo Pre che è stato realizzato prima di AV10 è l'AV8805 che è stato poi aggiornato a AV8805A nel 2021 per introdurre l'HDMI 2.1. A livello costruttivo Marantz ha riposto una grande cura, non è un caso che tutti e due i prodotti siano made in Japan, quindi non solo progettati, ma anche realizzati e prodotti effettivamente in Giappone. A livello di design ritroviamo più o meno lo stesso stile,
che accomuna tutte le produzioni recenti di Marans, come ad esempio anche il Model 40N e il CD60, di cui abbiamo realizzato un video dedicato e vi lasciamo il link sotto nella descrizione del video. Sul frontale ritroviamo la stessa alternanza di linee che caratterizza anche il Model 40N. Abbiamo un frontale piatto, dove sono ospitate le due manopole e un piccolo display rotondo. Al di sotto c'è poi lo sportello che si può andare a aprire per scoprire tutti i controlli e anche un secondo display più ampio. Ai lati c'è invece una superficie concava caratterizzata da una trama molto fitta e particolare che spezza la continuità delle linee e dona un carattere molto deciso a questo prodotto. Ovviamente anche AMP 10, quindi il finale, riprende lo stesso design e le stesse linee di AV10 e quindi si sposa perfettamente creando un insieme che, per quanto imponente, come potete vedere le dimensioni sono decisamente importanti, risulta comunque piacevole e caratterizzato da uno stile molto curato. Il telaio del Pre è completamente in metallo, il frontale e i due lati sono in alluminio con lastre spesse circa 2,5 mm, la parte superiore invece, che è quella che ospita anche le griglie di aereazione per dissipare meglio il calore, è spessa 1,2 mm. All'interno troviamo una costruzione a triplo strato che garantisce una rigidità ottimale, quindi minimizza il rumore che si può creare all'interno per il funzionamento dei componenti. È proprio all'interno che troviamo tutti i miglioramenti che Marans ha apportato rispetto alle generazioni precedenti di Pre. Questo infatti è un prodotto completamente nuovo e, come andremo a vedere, la costruzione e la progettazione è completamente rinnovata ed è molto diversa dai prodotti precedenti. L'alimentazione è fornita da un trasformatore toroidale che è inserito all'interno della sezione puramente analogica, che è completamente separata da quella digitale in modo che non si influenzino a vicenda. AV10 può gestire un massimo di 19 canali, sono per la precisione 15 canali più 4 subwoofer indipendenti, sono supportate praticamente tutte le codifiche audio, le più diffuse e anche quelle un po' più di nicchia, e abbiamo anche MPEG-H, quindi è già pronto anche per eventualmente le ultime novità delle codifiche che si potranno usare in futuro sulle trasmissioni televisive. L'elaborazione digitale del suono è affidata a un DSP realizzato da Analog Devices, si tratta del Griffin Light XP, è un processore basato sull'architettura Shark Plus ed è stata scelta esattamente questa architettura perché garantisce una notevole capacità di calcolo che serve appunto per elaborare tutti i canali e per assicurare una massima fedeltà nelle prestazioni su tutte le sorgenti che poi vanno collegate al Pre. Il DSP supporta anche i sistemi di correzione acustica ambientale. All'interno di default, quindi già di base come usciva il prodotto, troviamo l'ODC nella versione MultiQ XT32, quindi quella più evoluta. Nel momento in cui realizziamo questo video è in distribuzione un aggiornamento che abilita anche Dirac Live. Dirac Live è un sistema di cui abbiamo parlato in un video dedicato, vi lasciamo il link in descrizione, ed è uno dei sistemi ritenuti più affidabili e più efficaci nella correzione acustica ambientale. Rapidamente, cosa si intende per correzione acustica ambientale? Sono sistemi che vanno a compensare l'effetto che esercita l'ambiente sul suono, cioè quando noi andiamo a riprodurre un suono tramite il nostro sistema, in questo caso il prefinale Marans, il suono dai nostri diffusori arriva al nostro orecchio passando per l'ambiente, quindi questo può esercitare un influsso negativo. Con questi sistemi di correzione acustica ambientale si va appunto a eliminare l'influsso negativo che l'ambiente esercita sul suono e quindi su come il suono arriva all'orecchio dell'ascoltatore. La conversione digitale analogico è affidata a Ben 10 DAC ESS ES9018K2M, ognuno dei quali opera in stereo. La ripartizione dei canali è stata fatta in modo intelligente. Che cosa significa? Si è evitato ad esempio di affidare i due frontali destro e sinistro allo stesso DAC, perché si tratta di segnali molto complessi e molto interconnessi, quindi andarli a trattare su un unico DAC, quindi sullo stesso chip, può portare influenze reciproche che vanno a inficiare sulla fedeltà del suono. Cosa ha fatto quindi Marans? Ha accoppiato ad esempio il frontale destro e frontale sinistro al posteriore destro e al posteriore sinistro, quindi ai canali secondari che non hanno legami diretti, non sono altrettanto complessi, quindi non si vanno a influenzare reciprocamente. In questo modo la fedeltà del suono è preservata e il AV10 riesce a garantire il massimo delle prestazioni quando si va appunto ad effettuare la conversione da digitale ad analogico. Il segnale convertito in analogico passa poi attraverso i moduli HDAM, che è l'acronimo di Hyper Dynamic Amplifier Modules, sono una tecnologia proprietaria di Marans che interviene nella fase di preamplificazione
su AV10 troviamo i moduli di ultima generazione, quindi gli HDM SA3. La scelta di passare per componenti discreti e non per operazionali è data dal fatto che un modulo HDM, quindi componenti discreti, ha una velocità di risposta molto più alta rispetto a quella di un operazionale e può quindi reagire molto rapidamente al segnale in ingresso, che è un fattore molto importante in home cinema, perché la gamma dinamica, pensate ad esempio alle esplosioni, avviene, richiede una risposta istantanea con dei picchi molto elevati, quindi è molto importante avere una risposta velocissima, e con i moduli HDM SA3 e AV10 può reagire velocissimamente a qualsiasi picco nella gamma dinamica. Ciascuno dei 19 canali dispone di un modulo HDM SA3 dedicato, con alcune migliorie effettuate rispetto alla generazione precedente, che era SA2, soprattutto per minimizzare il rumore indesiderato. Per raggiungere questo risultato, quindi una riduzione del rumore, è stata rivista la costruzione dei circuiti stampati, che sono adesso su 4 strati e sono costruiti per mantenere il percorso del segnale il più breve possibile. Il parco di connessioni è davvero ricchissimo, abbiamo Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth e tutta una serie di connettori, abbiamo ad esempio 17 uscite pre-out in versione sia bilanciata che sbilanciata, 4 uscite indipendenti per il subwoofer, quindi sempre in versione bilanciata e sbilanciata, abbiamo poi anche 7 ingressi e 3 uscite HDMI. I 7 ingressi sono tutti in versione HDMI 2.1, possono quindi gestire tutte le funzionalità dell'ultima versione, quindi segnali 8K fino a 60 Hz, 4K fino a 120 Hz, variable refresh rate, eARC, quindi il canale di ritorno audio evoluto, auto low latency mode. Abbiamo poi anche 3 uscite, 2 delle quali sono le principali più una secondaria per un'altra zona della casa. Da notare che sulle uscite HDMI si possono anche erogare fino a 300 mA per alimentare i cavi attivi, quelli in fibra ottica, che servono per coprire le lunghe metrature. Ad accompagnare il pre AV10 è il finale AMP10. Sul frontale, che è praticamente tutto piatto, spicca un unico indicatore rotondo, è un V-meter che indica il segnale in ingresso sul canale 1 del preamplificatore AV10. L'interno di AMP10 è suddiviso in 2 parti, completamente separate da una lastra metallica che serve per isolare i componenti. Sulla parte frontale abbiamo il trasformatore toroidale e l'alimentatore per tutta la sezione analogica. Nella parte invece retrostante abbiamo tutti i moduli che vanno a comporre l'amplificazione, quindi proprio i finali di potenza. La sezione di amplificazione di AMP10 è suddivisa in moduli indipendenti, sono tutti classe D, quindi amplificazione digitale, e sono capace di erogare fino a un massimo di 200 watt per 16 canali su 8 ohm. Come abbiamo detto, la sezione di amplificazione è costituita da moduli indipendenti, sono tutti classe D stereo, quindi per 16 canali abbiamo 8 moduli indipendenti, ciascuno dei quali ne gestisce 2. I moduli hanno una struttura simmetrica per ciascun canale, cioè vuol dire che il canale destro e il canale sinistro sono esattamente identici, e sono a loro volta suddivisi in vari componenti che vanno quindi a espletare ognuno un compito differente. Anche nella fase di amplificazione di AMP10 ritroviamo i moduli HDM, in questo caso però sono gli SA2, che vengono utilizzati ovviamente non come pre, ma come circuiti di amplificazione ad alta velocità. Da qui il segnale passa poi per i finali veri e propri, ma poi ai connettori, e da qui ci si collega appunto ai diffusori e si completa quindi l'impianto. Per il collegamento ai diffusori abbiamo 3 opzioni. Si può andare con il collegamento classico, B-Amp, oppure il cosiddetto Bridge Tied Load, che permette di incrementare la potenza fino a 400 watt su 8 ohm. Ovviamente in questo caso i canali si dimezzano, quindi diventano non più 16 ma 8. Questa costruzione dei moduli che abbiamo descritto permette di accorciare molto il percorso del segnale e di prevenire qualsiasi tipo di degrado del segnale stesso, per un motivo molto semplice. Il segnale entra, passa attraverso i moduli HDM, da questi va al finale di potenza e in uscita, senza mai uscire dal modulo stesso. Non subisce quindi nessun tipo di degrado e il percorso del segnale è il più breve possibile. Questo permette di garantire la massima purezza del suono. Bene, con questo concludiamo il nostro approfondimento su Marantz 9 pre-finale AV10 AMP10. Speriamo che il video vi sia piaciuto. In caso, ricordate di iscrivervi e attivarvi la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuna novità. Un saluto e alla prossima!